Marcel Duchamp, la Guggenheim di Venezia, celebra uno dei più importanti artisti del Novecento. Dal 14 ottobre 2023 al 18 marzo 2024, la collezione Peggy Guggenheim presenta Marcel Duchamp e la seduzione della copia, a cura di Paul Franklin, studioso indipendente residente a Parigi e tra i massimi esperti di Marcel Duchamp 1887-1968. Si tratta della prima grande personale che il Museo Veneziano dedica a Duchamp, tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento, storico, amico, nonché consigliere della mecenate americana Peggy Guggenheim. Con una sessantina di opere realizzate tra il 1911 e il 1968, l'esposizione presenterà lavori iconici provenienti dalla collezione Peggy Guggenheim, quali Nudo, Schizzo, Giovane triste in treno, 1911, e Scatola in una valigia, 1935-1941, e da altre prestigiose istituzioni museali italiane e statunitensi, tra cui la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Philadelphia Museum of Art, il Museum of Modern Art di New York, il Solomon Guggenheim Museum di New York. Ad affiancare questo prezioso nucleo di opere, una serie di lavori meno noti al grande pubblico, appartenenti all'estate dell'artista, nonché a collezioni private. Molte opere esposte, la metà circa, provengono inoltre dall'eminente collezione veneziana di Attilio Codognato, lungimirante collezionista che fin dai primi anni 70 si è interessato alla produzione dell'artista francese. Riproducendo i suoi lavori con tecniche diverse, in dimensioni diverse ed edizioni limitate, Duchamp dimostra che alcuni duplicati e i loro originali offrono un analogo piacere estetico. È esattamente in questo modo che ridefinisce ciò che costituisce un'opera d'arte e per estensione l'identità dell'artista. Esaminando i modi assolutamente innovativi e vari in cui Duchamp cita se stesso nel corso della sua lunga carriera artistica, il percorso espositivo si sviluppa in diverse sezioni correlate tra loro, offrendo l'occasione unica di mettere in relazione una selezione fondamentale di opere dell'artista, esercizio questo essenziale, come più volte sostenuto da Duchamp, per comprenderne il progetto estetico. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di questa straordinaria mostra. Inoltre vi ringrazio per l'ascolto e la visione di questo video e come sempre vi invito a visitare anche il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi è piaciuto questo video.